Ciao a tutti ragazzi, bentornati sull'ottimissima Orcraft. Di notte ovviamente, perché sono sveglio e attacco. Salve Bob! E inizio a registrare di notte, chiaramente. Cosa dobbiamo fare oggi? Allora, oggi, a parte che non ho fatto niente, a parte studiarmi qua dei meccanismi strambi, voglio andare a costruire una cosa, non qui, perché questo progetto ci vorrà ancora del tempo e se ne avessi voglia lo farei in live, ma non ho la possibilità al momento. Cosa c'ho qui dentro? Niente di importante. Oggi andiamo a fare un progetto di building molto molto interessante a casina, perché... Ah! La lag, carica, dai, carica, su via. Non posso, non so se posso farvi vedere le cose. Come faccio? E niente, vabbè, comunque come sapete qui in teoria è la mia zona. Questa. Anche se me l'hanno smontata in parte. Perché me l'hanno smontata in parte? Antipatici. Vabbè, io qua adesso voglio fare una building perché in teoria qui dovrebbe essere casa mia, solo che ovviamente non mi basterà mai lo spazio perché io ho bisogno di spazi. Ma qui c'è un... Qui c'è Fabrizio 2, ciao Fabrizio 2. Vabbè, per adesso ti... È vero, non vi ho fatto vedere una roba importantissima. No, aspetta, buono. Questa! Con questa in teoria lo dovrei poter far sedere. Yes! Allora, a parte il lag clamoroso che ancora... Siediti, grazie. Che ancora è ben presente. Adesso smontiamo questa roba qua che mi aveva fatto il buon Capitan Madness che mi ha smontato la bruttissima casa che avevo fatto. Oggi ne voglio fare una più decente. Allora, il mio progettino è bello 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 cospicuo e non potrò farvene vedere troppo perché c'è della roba che non posso farvi vedere e infatti devo stare attentissimo. Oh, così recupero anche un po' di blocchi che potrebbero essermi utili. Ma qui ho un sacco di roba inutile, bene. Vabbè, lasciamo giù la roba che al momento non mi serve. E ho tutto in questi tre zainetti qua. Sì, più o meno tutto. Lavastone, che mi sarà molto utile per una base, perché voglio costruire una torre tipo quelle che ho a casa. E parcheggiarla in maniera incredibile. E farla molto molto grossa. Però questi ovviamente non sono i blocchi base, questi sono i blocchi che utilizzerò perché sono... Secondo me, e il vetro, tantissimo, una quantità di vetro smodata, allucinante, incredibile. E niente, ma io ti ho cagato proprio sopra il cartello. Niente, allora io mi metto a buildare e vi faccio vedere poi quando ho dato una forma alla struttura, quindi ci vediamo tra poco. E voi direte, ma potresti fare il timelapse? Non so usare la reply mode. Signore e signori, sono qua col buon Gabuso che ha detto: "Ehi, ma io ho un libro col mending, tu cos'hai da darmi?" Esatto. E dato che lui è un builder ignorante, gli ho detto: "Guarda che io c'ho una piuma che ti fa cascare piano." E lui... E tipo gli è esplosa la testa e ha detto: "Dammela subitissimo!" E adesso non so dove sia. Chissà, non lo so, io sto montando e sto venendo verso casa. Ah, sì, ti vedo. Sì, allora, intanto Vabbè. faccio vedere, questa è la forma che gli sto dando. La circonferenza è più piccola delle mie torri che ho a casa, però deve venire con un design un po' particolare, quindi va bene così. In poche parole sarà uno scambio che secondo me non è equo, però per lui va bene, che è la piuma che gli permette di cascare piano in cambio del libro del mending, che a me serve Sì. in maniera... 74 morti, ma come cazzo hai fatto a morire queste volte? sai, buildando quella cosa là, sono caduto un po' di Te volte. l'ho data comunque. Ah, ok, grazie. Ciao. Mi ridi. Mi ridi per piacere. Si ricordi che io posso diventare invisibile. Potrebbe Sì, essere una cosa vieni. brutta. Grazie mille. Un bel. Oh, sì! Il mending! Sono contentissimo. Va Ok, bene. dai. Io Cazzo, è sto. proprio figa però questa cosa qua che hai fatto. Anche i miei 5 FPS sono fighi. Ottimo. Vabbè, io torno a farmi le mie robe. Che poi ho fatto un altro martello in un video che ho buttato perché faceva schifo, perché l'ho registrato dopo aver fatto 12 ore di lavoro e ero distrutto, che Ok. è il Powered Hammer, perché ci puoi mettere tutti i potenziamenti. Ah, Il sì. problema è che ho scoperto che in questo modpack non c'è un modo per ricaricare gli oggetti. E Ah, sì. quindi sti cazzi, cioè l'ho fatto per nulla.
Il problema è che guarda che i potenziamenti costano un puttana, ma tanto, ma costano un botto. E niente, no, sono stronzo e basta. Ho scoperto di essere stronzo. Vabbè, signori miei, torno a buildare, ci rivediamo a torre finita. Signori e signori, è passato un po' di tempo perché purtroppo ho perso in parte l'ultimo video. Ma non disperate, signori e signori, perché siamo di nuovo qua a terminare la torre. Ovviamente senza buggarci nei blocchi, porca miseria. Tra l'altro, ieri è successo un disastro con la Ore. Con la Warcraft, perché praticamente è detonato il server in maniera abbastanza strana. Ed è stato abbastanza divertente perché c'era l'acqua che non si poteva raccogliere, si poteva piazzare ma non si poteva raccogliere, ed era molto divertente perché era tutto incasinato. Comunque la torre è quasi finita, sono qua a buildare il cappellone, che avrà proprio questo nome tecnico, cioè cappellone. Ce l'ha la Wanda magari. Un altro blocco, yeah. E il mio buon cappellone qua in cima. L'avevo fatto in un materiale molto bianco, ma non avendo altri materiali bianchi all'interno di questo monumento incredibile, faceva cagare. Faceva schifo. Quindi ho deciso di ripiegare nuovamente su questo tipo di legno qua, che mi piace sto iniziando ad odiarti, Wanda, eh. No, no, non farmi incastrare, Wanda. Panix è qua sotto. Panix, mi presterai un incudine, sappilo. Dov'è l'incudine? Incudine. Non te, te! Grosso Wanda! Con l'H in fondo, altrimenti è troppo mainstream. Adesso va meglio, posto! Lei può andare anche indietro, 22 e 14, qui dei blocchi ne ho. Ho usato il legno sbagliato. Signori, vedete, sono di spruce, sono... fate finta di non aver visto niente. Comunque, ora dobbiamo cominciare con il cappellone incredibile. Ho detto cappellone un po' troppe volte. Vabbè, va bene. Vabbè. Questa è la questione, come deve... Parte da qui, poi sale. Devo fare adesso la circonferenza. E adesso continuiamo a creare tutta la struttura incredibile e allucinante. Quindi, dopo questa brevissima clippina in cui vi faccio vedere, ci rivedremo a conclusione video con il cappellone finito. Non sarà finita la torre, perché bisogna inserire moltissimi dettagli ancora, però siamo a un punto migliore di prima e vi farò vedere un paio di cose che ho fatto a casina per i prossimi episodi. Allora, signori, come potete vedere, fa ancora cagare, ma mi serve come idea, cioè quella non è la forma definitiva, ovviamente devo espanderla anche ai lati, farla venire su, richiudere in cima, solo che ho finito il tempo di registrare e devo ancora farvi vedere delle cose, quindi per il momento va bene così. E comunque avete capito la forma che gli voglio dare, poi bisogna aggiungere tutti i dettagli, probabilmente mi farò aiutare da qualcuno, perché così facciamo prima. E basta, poi dopo, una volta che saranno inseriti tutti i dettaglini, tutte le cose simpatiche da metterci con la microblocks, con adesso hanno aggiunto Lore, ha aggiunto anche i gargoyle, che sono molto interessanti, che sono delle statuette tipo, e dopo diventerà molto 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 più piacevole alla vista. Grazie. Posso? Grazie. Ok. Piccolo, piccolo lag. Allora, ci sono mostri? No, perché questa zona non era caricata. Dormiamo al volo. E vi faccio vedere quello che ho fatto. Che è molto molto importante, perché come avete visto nello scorso... Cioè, sì, come avete visto durante l'episodio, adesso ho di nuovo il martello di Netherstar. Insieme a due spade che devo mettere insieme. Devo metterci questi libri qua. Fortune, Efficiency, Roasting non mi serve. Unbreaking, Mending, Unbreaking, Fortune, sì, questa roba qua solita. Ma nel frattempo, per farlo ho bisogno di livelli, chiaramente. Gli altri ragazzi hanno già diverse farm molto molto efficienti, che fanno cose, ma mi scoccia un pochetto sfruttare la loro roba, anche perché esistono i soldi, quindi gliele dovrei pagare, ma io sono tirchio. Quindi mi sono buildato al volo una piccola farmozza di scheletri qui. Cioè, adesso ve la faccio vedere al volo come ragiona. È molto stupida, cioè lo spawner al centro caga fuori i patacosti
i patacosti cascano nell'acqua, si spostano lì, lì c'è il buchino. Io ho accesso al buchino dal di qua. E da qui faccio così. Non è una farm efficientissima, però è ottima all'inizio e pian piano ci farmiamo i livelli che ci servono. Comunque, per questo episodio è tutto, mi raccomando, lasciate un like, andate su tutti i canali in descrizione che sono quelli degli altri partecipanti. Noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento venerdì prossimo, non perdetevi gli altri nostri video. Ciao a tutti!